Buonasera a tutti, buonasera cari amici, benvenuti a questa diretta un po' così estemporanea, annunciata solo questa mattina. E ho il piacere di avere con me Maria Ragadeluiu, Provita e Famiglia, e il senatore Simone Pillon, che è collegato. Giusto, Simone, ci senti? Benissimo, ciao a tutti, anche gli amici a casa. Buonasera a tutti. Allora, l'occasione, come annunciato dal titolo di questa diretta improvvisatissima, è quello di cercare di fare un po' ordine e raccontare le ultime vicende sul famoso DDL Zan. Cosa sta succedendo? Cosa è successo questi giorni? Cosa ci dobbiamo aspettare per i prossimi giorni? E secondo me anche qualche pennellata, visto quello che sta succedendo sul DDL. Perché molti parlano di DDL Zan, ma a quanto pare noi crediamo che molti non lo abbiano minimamente letto, minimamente aperto, e vi daremo qualche flash su questo testo e cercheremo insieme anche grazie all'amico senatore Simone, di capire dove si nascondono i pericoli di questo testo di legge. Allora, io inizierei anche con l'aiuto di Rachele, cioè diciamo di faremo un po' questa diretta un po' così dinamica, no? Anche come fosse un po' una chiacchierata tra amici, quindi vi chiediamo di commentare il post, di condividerlo a tutti voi che siete connessi, anche di fare domande, perché avete questa occasione di poter fare domande. Noi cercheremo di leggerle tutte e di rispondere a quelle più inerenti al tema e quelle che ci risulteranno anche più importanti. Quindi, detto questo, entrerei subito nel merito. Vi dico anche che non ci vorremmo dilungare troppo perché già sono le 10, ognuno di voi ha i propri impegni, quindi spero che in 45-50 minuti, non di più, avremo terminato questa diretta. Qual Entriamo è nel lo scopo? Qual è lo scopo proprio della diretta? Cioè, perché abbiamo deciso, ci siamo telefonati e abbiamo detto facciamo questa diretta? Anche un pochino perché c'è un grande fluire di fake news e anche di narrazione su questo disegno di legge e su chi contrasta questo disegno di legge, è un grande annebbiamento. Tante notizie non sono raccontate, sono volutamente celate. A me è una cosa che mi stupisce, così lancio subito il primo sasso, è che mentre posso quasi posso, potevo immaginare, perché è così da quando noi ci siamo impegnati sin dalla Scalfarotto in questi ambiti, siamo sempre stati dipinti in maniera come gli omofobi, cattivi, mostri, gatto, fascisti, bigotti e una serie di cose infinite che ci sono state dette, e soprattutto è sempre stata abbassata la voce, cioè non è mai stata riportata la nostra voce, le nostre, il, nostro, il Family Day è stato raccontato in tutti i modi, praticamente tranne nelle stanze che noi chiedevamo. In questo momento sta succedendo una cosa particolarissima, che vengono nascoste e vengono silenziate delle stanze che non vengono dal nostro mondo, ma che vengono dal mondo che dovrebbe rappresentare il DDL Zan. Io ho lanciato questo il primo sasso. Però insomma, per capire bene forse come ci troviamo, a che punto stiamo, che sta facendo il DDL Zan, perché io ho visto la diretta di Fedez che ci ha spiegato, no? La voglio chiedere a Simone se potevamo contestualizzare quello che ci è stato raccontato da. Beh, è chiaro che dopo un intervento così autorevole da parte di un fine costituzionalista come è appunto Fedez, tra l'altro appunto con una grande esperienza nelle istituzioni e una, come dire, approfondita conoscenza sia della legislazione parlamentare sia più in generale del diritto e del diritto penale, mi sento quasi in imbarazzo a parlarne, no? Via, scherzi a parte e bandendo la sferzante ironia, parliamo seriamente. Dunque, lo stato dell'arte. Tecnicamente, i disegni di legge,
quando vengono trasmessi al Senato, debbono essere assegnati alle commissioni e vengono assegnati con un provvedimento della Presidenza in base alla materia. Quindi in Commissione Giustizia andranno i provvedimenti che riguardano la giustizia, in Commissione Agricoltura andrà quello che riguarda l'agricoltura, in Commissione, che ne so io, in prima Commissione Affari Costituzionali andrà tutto quanto riguarda appunto leggi che abbiano a che fare con la Costituzione oppure con argomenti più generali e così via. Una volta assegnati alla Commissione, la Commissione deve scegliere quali cominciare a trattare e quali invece attendere. Questa è una decisione che viene assunta dalla maggioranza, cioè la maggioranza all'interno della Commissione decide quali provvedimenti incardinare, quali provvedimenti esaminare e quali invece no. Da che mondo è mondo, la maggioranza si fa una sua riunione riservata, diciamo, prima della riunione della Commissione Giustizia vera e propria o di qualsiasi altra commissione vera e propria, decide la maggioranza al proprio interno quali siano le priorità da dare, l'ordine del calendario, e dopodiché lo presenta al Presidente della Commissione perché sia applicato. Ovviamente la maggioranza ha i numeri per eventuali voti, qualora la minoranza chiedesse invece di non procedere con quel calendario, la maggioranza ha i voti sufficienti per andare avanti con quel calendario. Beh, in questo caso noi abbiamo assistito a una assoluta anomalia, e cioè all'interno della maggioranza che sostiene il governo c'è stata una spaccatura. Alcune forze hanno deciso di andare avanti sulla calendarizzazione di un DDL che invece, appunto stiamo parlando dello ZAN, non era affatto gradito ad altre forze, segnatamente alla Lega e a Forza Italia, che non volevano questa calendarizzazione. Conseguentemente di fatto è avvenuto che tutta questa spaccatura nella maggioranza è stata fatta pesare sulle spalle del Presidente della Commissione. Presidente della Commissione che non ha il compito di scegliere lui quali siano le priorità della Commissione, perché questo compito spetta alla maggioranza. Allora a me è molto spiaciuto vedere il mio amico collega Andrea Ostellari sotto attacco, perché è stato attaccato in modo del tutto ingiustificabile, oltretutto per decisioni che lui non poteva che assumere come ha assunto. Perché proprio se oggi, io scusami, sono se ti interrompo, infatti ho visto un suo video su Facebook che spiegava anche quante volte lui aveva presentato anche diciamo la problematica dell'unificazione dei testi, giusto? È molto ripetitivo soprattutto, perché c'è lui che dice io l'ho presentato a novembre e poi l'ho ripresentato e è sempre la stessa cosa ripetendo. E provo a rompervi un pochino, no? Perché questa è una delle prime fake news che gira, cioè che si stia facendo un'ingiustificata, inutile e soprattutto antidemocratica come si dice? Ostruzionismo. Ostruzione all'incardinamento che invece doveva essere veloce e tutto. Cioè, viene dato si attribuisce a Ostellari di non fare il suo lavoro. Io questo ho ascoltato, no? Che sta facendo qualcosa che non può e non deve fare. Invece Simone ci stavi proprio dicendo che è il contrario, che lui sta facendo esattamente quello che è chiamato a fare, quello per cui lo paghiamo. Non poteva fare diversamente, perché qualora lui avesse imposto, per esempio avesse deciso per la calendarizzazione del DDL Zan, le forze della maggioranza di governo che tuttavia erano contrarie a questa calendarizzazione sarebbero insorte, Lega e Fratelli d'Italia, e chiedendo giustificazione di una decisione che il Presidente non poteva assumere in autonomia. Viceversa, avendo rifiutato la calendarizzazione in quanto non vi era un accordo di maggioranza, è stato attaccato da quelle altre forze, ma lui in qualunque cosa avesse deciso avrebbe sbagliato. Perché? Perché quello che è mancato e che manca tuttora è l'accordo di maggioranza, cioè le decisioni o si assumono in maggioranza, e per maggioranza non si intende chi in quel momento riesce ad avere più voti, ma la maggioranza di governo.
o si procede in questo modo o altrimenti è il caos. È il caos semplicemente. Scusa, ricordiamo che la maggioranza attuale è composta anche dalla Lega e da Forza Italia. La maggioranza attuale consta di Gruppo delle Autonomie, Liberi e Uguali, Italia Viva, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Lega e Fratelli e Forza Italia. 8 forze politiche. Queste 8 forze politiche dovevano e devono ancora trovare al loro interno un accordo. Nel momento in cui non c'è questo accordo, non è un problema del presidente, è un problema delle forze politiche. Ecco perché lui giustamente ha invocato l'unità alle forze politiche di maggioranza. Ma c'è qualcuno, e segnatamente appunto chi sostiene Didier Zan, che ha deciso di passare sopra a 3 questioni fondamentali. La prima: questo è un governo di coalizione che ha una finalità chiara, perché gli italiani ci hanno chiesto di stare insieme per, primo, combattere la pandemia, secondo, combattere la crisi economica che è stata determinata dalla pandemia e conseguentemente, terzo, porre in essere tutte le misure necessarie per far ripartire le attività del paese. Queste sono le priorità del governo Draghi. È stato detto, abbiamo votato una fiducia su questa base, il Presidente della Repubblica ci ha invitato all'unità su questa base e noi, rispettosi come forze della Lega, abbiamo accantonato tutti i disegni di legge che erano potenzialmente divisivi, perché anche a noi sarebbe piaciuto fare un disegno di legge, per esempio, per stringere i canali dell'immigrazione, perché non si capisce come, è tutto chiuso, nessuno può uscire di casa, però continuano ad arrivare stranieri a Lampedusa, quel rubinetto lì non si è mai chiuso. Anche a noi piacerebbe fare polemica su questo, anche a noi piacerebbe fare una proposta di legge perché finalmente sia bloccato qualsiasi arrivo che non sia legale e attraverso il visto. Quindi, scusami, signore. È chiaro che non abbiamo potuto farlo, perché? Perché avrebbe significato una spaccatura nella maggioranza. Quindi, diciamo, diamo una prima risposta. Allora, la prima obiezione che veniva tirata fuori dal costituzionalista Fedez era quella che Ostellari aveva abusato delle sue prerogative, quindi rimandiamo al mittente questo messaggio dicendo: caro Fedez, Mari, studia un po' di più prima di aprire la bocca e prima di fare disinformazione, perché poi è questo che ha fatto, perché quello o che farti fatto, passare le veline da qualcun altro nelle sue prerogative. Infatti io credo che alla fine lì l'operazione fosse quella di vendere lo smalto da unghie per uomini, no? Quindi questo lascio al marketing. Fatemi fare la mamma, la donna, oddio, ho detto questa cosa, ora questa anche creerà chissà che cosa, però io ho sempre avuto la sensazione, lo sapete voi che io ho partorito da poco, ho avuto 2 figli e vi dico la verità, durante l'allattamento la notte mi sono guardata spesso le storie di Fedez e della moglie di Chiara, perché sono un po' dei produttori di storie, quindi erano quelle che riuscivo a vedere anche alla terza volta che mi allattavo. Io li ringrazio perché fanno vedere che fare famiglia è bello, avere figli è bello, è stupendo, e quindi questo sicuramente è un buon messaggio che loro danno. E sono quasi convinta che Fedez, o comunque le persone che seguono Fedez, sono mossi da una giustizia, perché questo disegno di legge viene raccontato in maniera folle. Faccio un esempio: la lettera della Littizzetto, per usare un'altra costituzionalista, per ricordare pure un'altra che purtroppo ha tantissimo share quando parla, iniziava proprio questo, iniziava dicendo, facendo immaginare che chiunque fosse è contrario al DDL Zan, vuol dire, questo significa che è contento, è felice che gli omosessuali vengano picchiati o vengono ingiuriati o vengono ingiustamente discriminati, no? Allora, di fronte a questo che tu racconti essere il DDL Zan, anche io direi, certo, perché essere contrario a un disegno di legge se protegge la persona? Ma questo disegno di legge è un disegno che vuole proteggere la persona? Perché questa è la domanda che più, secondo me, la prima fake news, mi azzarderei a dire, che gira. Però su questo, scusami, ma devo fare un'osservazione: tu fai la mammina e io faccio invece lo spitichione, e cioè se io mi metto a parlare di come si gestisce una centrale nucleare, prima di a parte che non lo farei mai perché non ho la competenza per farlo e dovrei prima laurearmi in ingegneria nucleare o in fisica nucleare, ma
al netto di quello, io quantomeno mi studio il manuale, mi studio il manuale di servizio, cerco di informarmi, cerco di chiedere a chi gestisce normalmente centrali nucleari. Quindi se qualcuno diffonde notizie false su argomenti strettamente giuridici e perché non ne ha la cognizione, è una responsabilità sua. Non possiamo dire sai, non ne erano a conoscenza, perché se io dico cose che non sono vere e non mi sono studiato il testo, è una responsabilità seria quella che mi sto assumendo. E francamente lì viene il dubbio, come ho detto appunto alla Lucianina nostra, che uno stia leggendo le veline che gli passa il PD e non stia leggendo il testo di una legge, perché nel momento in cui abbiamo fior di femministe oppure fior di associazioni di lesbiche che se la prendono con DDL Zan dicendo che è una follia perché parifica l'autopercezione alla sessualità, per cui io domani mattina con barba e baffi mi presento davanti ai bagni delle donne perché mi autopercepisco donna e pretendo di entrare e di fare lì quello che devo fare, cioè capite che stiamo parlando di un disegno di legge che nasce sulla base di una ideologia. Questo uno, basta leggere l'articolo 1, non è che serve chissà che cosa, leggi l'articolo 1, vedi che accanto al sesso, all'orientamento sessuale e al genere ci mette anche per l'autopercezione del genere. Perfetto, guarda, proprio io per questo, se anche da, diciamo, riusciamo a mandarlo un attimo in diretta, io vorrei mostrare, perché come dicevo prima, vorrei dare anche delle pennellate sul testo, per mostrare le insidie che ci sono in questo testo e anche uno dei punti su cui si sta dibattendo. E diciamo, aiutami anche te, Simone, a descrivere quello che è successo nella giornata di ieri e con alcune interviste nella giornata di oggi con Italia Viva. Cioè, si è scatenato un problema sull'identità di genere, quella che tutti per anni hanno detto che noi ci siamo inventati, l'ideologia gender, oggi ce la ritroviamo definita all'interno del DDL Zan e spacca la sinistra. Questo è. E quindi vorrei un attimo mandare, ecco, questa è la notizia dell'intervista di oggi. Faraone, il DDL Zan è da modificare, troviamo l'intesa per varare il testo. La modifica che chiede Faraone, se non sbaglio tu eri in aula ieri, la modifica che ha richiesto è quella sull'identità di genere, che è una delle definizioni, la quarta definizione se non sbaglio, all'inizio della legge. Se abbiamo la slide legge 1, da poter mandare un attimo in... eccola qui. Oh, io questo volevo farvi leggere e vorrei commentare con Simone e Rachele. Simone dal punto di vista legislativo e Rachele perché si occupa oramai da 7-8 anni di gender. Allora, leggo ad alta voce, le leggo con calma perché ragazzi veramente questo è il cuore della legge, cioè ci sono delle definizioni fatte per legge e vorrei capire anche dai vostri commenti se voi capite quello che c'è scritto. Iniziamo da là. Ai fini della presente legge, per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico. E fino a qui... No, fermati, cioè, qui c'è qualcosa da dire, perché sull'anagrafico. È quello biologico o è quello anagrafico? Perché lì pone la O disgiuntiva, ma il sesso biologico può essere anche diverso da quello anagrafico. E allora quale dei due teniamo in considerazione? Leggendo questa norma non si capisce, perché può essere tenuto in considerazione l'uno, ovvero o l'altro. Ma io devo essere chiaro nel momento in cui scrivo una norma oltretutto di natura penale. E quindi già qua abbiamo un problema. Quale dei due? Perché se uno è nato maschio perché c'è scritto XY in tutte le sue cellule e poi fa il cambiamento di sesso e quindi anagraficamente risulta femmina, da questa norma non si capisce quale dei due devo tenere in considerazione. Fermiamoci qui. Andiamo al secondo punto, se possiamo riavere un attimo in sovrimpressione. B. Per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso. Qui già si complica la situazione, cioè già cercare di capire questa frase, se possiamo riaverla un attimo in sovrimpressione, così anche diciamo da casa, ecco, possono vedere. Quindi per genere si intende la nostra manifestazione esteriore, ossia come noi appariamo pubblicamente, come una persona appare pubblicamente, che è conforme, ossia che è uguale o si distanzia dalle aspettative connesse al sesso, quindi maschile o femminile. Ok? E qui già è complicato. Ma andiamo oltre.
Su questo, prego, se posso intervenire, già qui inizia la follia. Già prima avevano detto che c'era qualche problema, ma qui inizia la follia, perché in italiano la parola genere è una espressione grammaticale, cioè la parola genere si attribuisce al genere maschile o al genere femminile dei nomi, dei sostantivi, dei pronomi, degli aggettivi, eccetera. Noi abbiamo trasformato questa espressione genere, che è una espressione strettamente di natura tecnico-grammaticale, l'abbiamo fatta diventare una sorta di canone di rispondenza tra il mio sesso biologico e il mio atteggiamento. Cioè, se io sono maschio ma mi atteggio a femmina, quindi mi metto una bella parrucca bionda e mi parlo in falsetto e mi metto lo smalto nuovo di Fedez, ecco che automaticamente quel mio genere, cioè quella mia manifestazione esteriore, acquisisce rilevanza giuridica, cioè quello che è un fatto privato. Cioè, uno vuole mettersi la parrucca, se la mettesse. La cosa impressionante è che queste sono definizioni di legge, cioè non sono delle definizioni di una legge che penale. Si possono trovare. Prego. Sono definizioni di una legge penale alle quali è collegata una sanzione penale, cioè ti danno da 2 a 6 anni di galera su queste definizioni. Andiamo avanti con il punto C, se possiamo riavere in sovrimpressione di nuovo la slide. Punto C. Per orientamento sessuale si intende l'attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso o di entrambi i sessi. Questa è più o meno era una definizione che già avevamo, non è tanto difficile da capire, forse è un po' più difficile da condividere, però almeno più o meno è chiara nella sua formulazione. E invece in realtà io qua ci aggiungo che è una definizione discriminatoria, perché per esempio una persona che sia attratta dai trans in questa definizione non si ritrova, perché deve essere orientamento sessuale, deve essere una persona attratta o dal proprio sesso o dall'altro sesso, cioè presuppone l'esistenza di 2 sessi. Ma questo sappiamo che non è così, perché secondo questa stessa teoria si potrebbe teorizzare appunto che non esistono solo 2 sessi, ma ce ne sono molti di più di 2, e comunque sia che il sesso non risponde al genere in modo biunivoco. Conseguentemente questa è una definizione che molti contestano, dicono che è discriminatoria, e allora coloro che amano i trans perché non è considerato orientamento sessuale? Certo. Tra l'altro, se posso, c'è tutto un movimento, mi aggancio a questo, forse anticipando qualcosa che vorremmo dire dopo, ma c'è tutto un movimento, no? Dicevamo che contro il DDL Zan non sono solo i noi cattivi, provvide famiglia, family day, eccetera, ma c'è tutto un movimento anche, per esempio, arcilesbica, perché questo introdurre l'identità di genere, che è quello che ora, di cui parleremo ora, crea un problema. Ci sono tantissime, io ho letto tantissimi siti e tantissime associazioni lesbiche straniere che sono a denunciare il fatto che ci sono tantissime persone omosessuali che dicono: se tu sei lesbica e io mi ritengo donna, io ti devo piacere. Se io non ti piaccio e tu non puoi venire, non vuoi venire a letto con me, vuol dire che sei transfoba. Cioè, ragazzi, questa è una cosa che è folle se ci pensi, ma è realtà di quegli stati dove legge, dove definizione del genere, dove identità di genere è stata recepita dallo Stato, e potrebbe diventare realtà se questo DDL Zan, queste definizioni, passa. Simone, permettimi di dirti che c'è il tuo microfono che ogni tanto fischia, non so perché, guarda. No, che non credo che fischi, è che si sprega contro la cerniera della tuta. Okay. Questo era così, era una nota di colore, giusto per... Comunque, se questo modello della diretta sembrava il problema, rimanderei un attimo la slide legge 1 sulla definizione della legge, perché vorrei leggere l'ultimo punto di, tenetevi forte: per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione. Allora, ragazzi, io non ho capito nulla, nulla, perché è scritto male, è dietro questo, diciamo, questo punto, dietro questa definizione, si nasconde quella che noi abbiamo denunciato da anni, che è l'ideologia gender, che vogliono
inserire all'interno di una legge. Allora io chiedo anche a Simone, cosa c'entra tutto questo con una legge? E chiedo anche a Rachele di spiegare questo punto, identità di genere. Quindi prima Rachele, battute al volo, cerchiamo di essere sintetici. Vi interrogo. Rachele, non capisco senza... perché tu debba chiamare in casa la sintesi con me, che sono proprio una famosissima per essere sinteticissima. No, allora, cos'è l'identità di genere? Perché uno dei motivi è, cioè, genere e identità di genere. Quali sono le due differenze? Perché altrimenti, perché sennò non si capisce, cioè, il sesso è differente dal genere. Genere cos'è? Genere è tutti quelli, tra l'altro ascoltate, loro che fanno... In teoria tutta questa bagarre e questa filosofia, soprattutto quello che entra nelle scuole, nasce nell'intenzione di decostruire gli stereotipi di genere, e poi tutte queste quattro definizioni sono fondate su degli stereotipi, perché che cosa dice? Che genere è quello che tu mostri alla società, cioè quello che la società vede e ti può riconoscere di te, anche a prescindere dal sesso biologico. Cioè, io sono una donna, si vede che sono donna perché ho i capelli lunghi, ho la treccia, ho il seno, mi metto i vestiti. Allora, io sono biologicamente donna e il mio genere, cioè, secondo la loro definizione, cioè quello che la società percepisce di me, quello che io, come io vesto, come mi comporto, quello che io indosso, come io sono esteticamente, rimando alla società il fatto che io sono donna, mi percepisco donna e voglio essere donna. L'identità di genere invece è a prescindere da quello che io mostro, cioè a prescindere se io porto i capelli lunghi, se mi trucco, se ho lo smalto, se mi metto la gonna, se è a prescindere dal mio sesso biologico, a prescindere da quello che io percepisco e quello che io sento. Cioè, se il genere è il famoso cisgender, io sono una cisgender femmina perché sono donna biologicamente, sono donna secondo i canoni della società, questo è il mio genere. Lo so, ricomincio. Scherzando, spero. L'identità di genere non è quello che io mostro a prescindere dal legame, dal mio sesso biologico, ma è quello che io penso, quello che io mi sento, a prescindere da quello che io mostro e a prescindere dal mio sesso biologico. Una percezione, cioè, di stessi. Tu, Jacopo, se secondo il genere sei uomo, secondo l'identità di genere puoi essere donna così come sei, a prescindere che hai la barba, a prescindere che vesti come un uomo, a prescindere tutto quello. Cioè, a prescindere da quegli stereotipi che loro in teoria contrastano, ma che però sono presentissimi in teoria nel genere, nella definizione di genere. Simone, analisi politica. Scusami, dico l'ultima cosa. La follia è che ci sono quattro costrutti che sono stati pensati, immaginati dalla psicologia per definire, per aiutare, per dare... per studiare quelle che sono le disforie, quello che è l'identità. Prendere questi costrutti che sono per gli psicologi e bruttarli in una legge e farli diventare legge di Stato è quanto di più pericoloso si possa fare, anche perché non tutti gli psicologi sono convinti che questi costrutti siano aderenti alla realtà. No, dicevo che le analisi politica, cosa c'entra questo con un testo di legge che, secondo la vulgata nazionale, secondo la vulgata della manina tesa con scritto DDL Zan, dovrebbe tutelare le persone omosessuali? Questa è, semplifico, ma perché semplifichiamo loro, cioè il messaggio è questo: le persone omosessuali oggi non sono tutelate, c'è bisogno di una legge per tutelarle, facciamo una legge. Questa è la loro semplificazione. Quindi io, alla luce anche di quello che abbiamo letto, mi chiedo cosa c'entra tutto questo, perché la legge, una legge penale, deve definire tutto questo, e chiedo anche, e poi ci arriviamo dopo, qual è l'obiettivo. No, dicevo, il fatto che una legge penale vada a introdurre una definizione come questa, che è assolutamente fumosa, astratta, indecifrabile, e che tra l'altro, se è decifrata, è anche peggio, perché si arriva a quell'autopercezione di cui parlavamo prima, per cui ciascuno decide, indipendentemente da qualsiasi riscontro oggettivo, se essere maschio, femmina, gay, lesbica, bisessuale, transessuale, transgender, oppure uno dei 58.000 generi che ogni giorno fioriscono, no?
Allora, questo ha delle conseguenze di carattere sociale, oltre che di carattere penale, che sono inimmaginabili. Pensiamo ai casi assurdi di questi giorni di detenuti che chiedono di essere trasferiti nel reparto femminile in quanto si sentono donne. Bene, sulla base di una legge come questa sarà considerato discriminatorio non accogliere la loro domanda di trasferimento, con il risultato che le donne nei reparti femminili, molto spesso vittime a loro volta di violenza o altro, si troveranno nuovamente esposte alla violenza maschile, perché si troveranno in reparto insieme a uomini che si sono percepiti donna solo per farsi trasferire. Per confermare quello che dici tu, l'aneddoto che gira, perché questo sta avvenendo in un carcere della California, se andate su internet lo trovate, trovate articoli su internet su questo tema, anche sul sito www.provitefamiglia.it, i secondini hanno avvisato le donne con "men are coming", gli uomini stanno arrivando. Quindi voi immaginate anche uomini che sono in carcere da 30 anni, che dichiarano di percepirsi come donne, quindi sono perfettamente uomini, ma si percepiscono come donne e vogliono essere trasferiti dentro un carcere femminile dopo 20 anni che non vedono una donna. Prego Simone, scusa l'interruzione. Sì, questo è un esempio, ma ce ne sono anche altri. Pensate per esempio al caso di quel pugile americano che, visto che non riusciva a vincere i campionati maschili, si è iscritto al campionato femminile dichiarandosi donna e ha mandato in fin di vita due sue competitor, perché ovviamente i cazzotti che sferra un maschio non sono esattamente sovrapponibili ai cazzotti che può sferrare una donna. Questo è diciamo la punta dell'iceberg, perché poi sotto c'è tutto un sottobosco, purtroppo, di cui vittime sono i minori, che riguarda l'autopercezione dei bambini. Quando un bambino, quando eravamo ragazzini noi, un bambino nella fase 8-9 anni si vestiva, amava vestirsi con la gonna piuttosto che amava agghindarsi da donna, si lasciava perdere, si faceva una risata e normalmente questo problema rientrava da solo nel giro di pochi giorni, se non di pochi mesi. Oggi, se un bambino a 8-9 anni si veste da femminuccia oppure ama giocare con le bambole piuttosto che con la gonna, immediatamente intervengono i servizi sociali che, come è successo in Canada su una famiglia di cui questa mattina ho parlato sulla mia pagina Facebook, sono intervenuti i servizi sociali, hanno sostanzialmente esautorato la famiglia, hanno imbottito di farmaci bloccanti della pubertà, questa in questo caso era una bambina che diceva di sentirsi maschio, e quando il padre, che ha un nome e un cognome, si chiama Robert Uglund, quando il padre è intervenuto dicendo no, questa è la mia bambina e non voglio che sia sottoposta a questi trattamenti, gli è stata tolta la responsabilità genitoriale, gli è stato vietato da una corte di pubblicizzare la vicenda e gli è stato vietato di chiamare la figlia con il proprio nome di battesimo, perché era un nome ovviamente femminile. Questo padre si è ribellato a questo ordine del giudice, è stato arrestato e ha patteggiato una pena detentiva e, se non sbaglio, $30,000 di sanzione. Questa è notizia di 3 o 4 giorni fa. Perché? Perché voi capite che nel momento in cui la definizione di genere è autopercepita, qualsiasi tipo di parola contro questa autopercezione è considerata istigazione alla discriminazione. È considerata discriminazione essa stessa e conseguentemente si rischia la galera. La galera per chiamare le donne donne, per chiamare i maschi maschi, per chiamare i bambini bambini, per chiamare le bambine bambine. La galera, insomma, sembra un po' eccessivo. Assolutamente sì. Infatti io vorrei un attimo analizzare un punto di questo testo di legge. Se è possibile mandare un attimo la slide 2 e commentarlo con te, che è quello dell'istituzione della giornata dell'homo, trans, lesbo, bifobia. Scusami, Jacopo, posso fare interromperti? Perché sto leggendo un pochino, se mi vedete che sono impegnata è perché vado dall'altra parte su Facebook e mi leggo commenti.
A parte ci sono alcuni commenti che sono ovviamente semplicemente per disturbo, no? Per disturbare, però c'è un commento che mi ha colpito di un ragazzo che si chiama Giovanni, che dice, naturalmente non d'accordo con noi, dice: non esiste il reato di omotransfobia, non avete il coraggio di dire che la legge Mancino, già esistente, tutela già delle minoranze giustamente. Vado? Sì. Scusate, non mi sento. Ok. Non esiste il reato di omotransfobia, non avete il coraggio di dire che la legge Mancino già esistente tutela già delle minoranze giustamente, come razzismo, religione ed etnia. Perché non tutelare anche le discriminazioni di odio per il sesso, la misoginia e l'abilismo? Perché molto probabilmente questo noi l'abbiamo detto, ma non è chiaro. A me dispiace perché, scusate ragazzi, io forse questo è un mio problema, però. Io mi sono un po' stufata che gente come la Letizietto, come Fedez, come la Murgia, cioè le persone che possono avere voce in capitolo, mi dipingono a me come quella che si diverte se gli omosessuali vengono picchiati, se gli omosessuali vengono ingiustamente discriminati, che odia. Cioè, io voglio chiarire bene questo e poi andiamo sulle scuole, che è l'altra cosa talmente grave. Però veramente, Simone, ti chiedo di spendere una parola su questo, Sì, perché su secondo me questo. è il punto del motivo per cui i ragazzi sotto il post di Fedez dicono è vero e insultano Jacopo, insultano te, insultano Stellari, insultano Allora, chiunque. questo è il vero passaggio chiave, nel senso che l'attacco nei nostri confronti è perché noi siamo cattivi, siamo transfobici, omofobi, intolleranti, razzisti, leghisti, scemi e chi più ne ha più ne metta. Perché? Perché tutto nasce da un equivoco voluto e costruito. Noi abbiamo dichiarato, io personalmente l'ho dichiarato più volte, ma il mio capogruppo, il senatore Massimiliano Romeo, lo ha dichiarato in aula 2 giorni fa. La Lega è disponibile domani mattina a scrivere una proposta di legge che vada a modificare l'articolo 61 del codice penale, introducendo un aumento ulteriore delle pene per chi sia talmente scemo o talmente pericoloso da andare ad aggredire una persona in quanto omosessuale, piuttosto che di andare ad aggredire un anziano in quanto anziano, piuttosto di andare ad aggredire un disabile in quanto disabile, oppure una donna in quanto donna, eccetera, eccetera. Quello che però noi non accettiamo è che questa legge, all'articolo 2, preveda la sanzione penale da 2 a 6 anni di reclusione a seconda della situazione, per un reato definito come istigazione alla discriminazione. Perché l'istigazione alla discriminazione vuole dire tutto e non vuole dire niente. Vi faccio un esempio. Io sono parte di una coppia gay. È evidente che la mia unica possibilità per avere figli è quella di ricorrere all'utero in affitto. Questo è un diritto che io ritengo un mio diritto riproduttivo. Trovo di fronte a me Pillon che mi dice: no, tu non puoi ricorrere all'utero in affitto perché noi vogliamo fare una legge che lo faccia diventare reato universale. Bene, io mi sento leso nel mio diritto riproduttivo e denuncio Pillon per istigazione alla discriminazione. E Pillon va in galera. Pillon va in galera perché è oggettivamente una discriminazione dire che 2 maschi non possono avere un figlio. Peccato che però questo ragionamento sia fallace. Perché? Perché qui il vero discriminato non è il maschio parte della coppia gay, ma è il bambino che viene comperato su internet a catalogo, viene inserito da embrione nel corpo di una donna che non è sua madre, viene partorito da una donna che non è sua madre e poi viene tolto pure alla donna che non è sua madre e viene portato via perché è stato acquistato da una coppia e cresce senza la mamma. Allora il discriminato in tutta questa storia non è l'omosessuale che vive la sua sessualità nella coppia e facesse quel che gli pare e nessuno ha il diritto di dirgli niente perché sono fatti suoi e chi non rispetta questo è, come ho detto prima, o scemo o pericoloso. Qui abbiamo un bene superiore da difendere, che è quello del bambino che ha diritto a crescere con mamma e papà. Allora, questo è inaccettabile nella legge Zan. Allora, vogliamo aumentare le pene previste dal codice penale? Siamo tutti pronti a farlo domani mattina. Ma non veniteci a raccontare che questa norma vuole difendere
le persone con diverso orientamento sessuale, perché è una menzogna. Già oggi la legge punisce chiunque aggredisca chiunque altro, per qualsiasi ragione, e se lo fa per ragioni legate alla cosiddetta omofobia, che è una parola che non mi piace, però usiamola, se lo fa per ragioni di omofobia rischia un terzo di aumento della pena per l'articolo 61 numero 1, cioè l'aver agito per motivi futili e abietti, più un altro terzo di aumento della pena per aver agito con crudeltà verso le persone. Questo porta a pene finali altissime, stiamo parlando nell'ordine dei 10-16 anni di reclusione per una aggressione, pene molto alte, considerate che per una rapina si prendono 3-4 anni di reclusione, e invece per un'aggressione a persone omosessuali il Tribunale di Napoli ha dispensato 10 anni di galera. E sapete che c'è? Ha fatto bene. Chi ha nulla da dire su questo? Va bene così, diciamocelo. Però poi piantiamola lì anche di dire che chi non è d'accordo con la legge Zan è un omofobo, perché su questo mi incazzo. Non ha senso dividere l'umanità in buoni e omofobi, perché gli omofobi non esistono, esistono persone pericolose o disturbate o sceme, che vanno messe in condizioni di non nuocere, e questi sono i delinquenti tecnicamente. Dall'altra parte ci sono persone che hanno tutto il sacrosanto diritto di continuare a pensare, a dire e a sostenere, primo, che i bambini nascono dalla mamma e papà e devono crescere con la mamma e papà, secondo, che l'utero in affitto è una porcheria indegna della natura umana, terzo, che i bambini, se permettete, li educano la mamma e il papà, e se la scuola vuole introdurre insegnamenti sospetti lo fa con il consenso di mamma e papà. Questa non è omofobia, e questo però sarebbe punito dalla legge Zan in quanto considerato istigazione alla discriminazione. No, caro Zan, non ci stiamo. Mi collego a quello che hai detto te per ributtarti la palla su quest'ultimo punto, perché la slide che volevo far vedere prima era l'istituzione della giornata dell'omo transbifobia, e questo è l'articolo 7 all'interno del DDL Zan, che dovrebbe diciamo tutelare le persone che, come abbiamo appena visto, sono già tutelate. Il qual è il vero scopo di questo DDL, oltre a quello che hai già detto tu, è quello di andare semplicemente a rieducare i nostri figli. La faccio semplice, ma non diciamo, resto sul tema e resto su quello che c'è scritto all'interno del testo di legge. La legge dice, prevede questa giornata e prevede che in tutte le scuole di ogni ordine e grado venga rispettata questa giornata dell'omo transbifobia. Questo che vuol dire? Che nelle scuole dei nostri figli di ogni ordine e grado bisognerebbe spiegare ai nostri figli, già dall'elementare, già dalla prima elementare, dai 6 anni, che cos'è l'omosessualità, che cos'è la bisessualità e cos'è la transessualità. Quindi andando a violare la libertà educativa dei genitori su questi temi, perché sappiamo che sui temi della sessualità, dell'educazione all'affettività, i genitori hanno un diritto primario di educazione. Non è che la scuola può andare e arrivare e fare tabula rasa e andare a toccare i bambini che sono in una fase di sviluppo, soprattutto pensiamo ai bambini piccoli, affrontando queste tematiche. La Murgia, Michela Murgia, scrittrice, l'altro giorno alla 7, intervistata da Floris, ha detto proprio questo: ma sì, lo sappiamo, l'obiettivo di questa legge non è quello delle pene, perché poi non ci saranno, l'obiettivo di questa legge è fare cultura, l'obiettivo di questa legge sono le scuole. L'ha detto chiaramente, l'ha detto molto chiaramente. Ti posso dare una brutta notizia, c'è anche di peggio. Se mandano la slide vi faccio vedere una cosa, un piccolo tecnicismo giuridico. Legge 2. È un po' piccola. Eccola là. Allora, se leggiamo il testo... parli dell'articolo 16? In occasione della giornata nazionale contro omofobia e ver, sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile per le finalità di cui il comma 1, le scuole, nel rispetto, eccetera, eccetera. Perché dice le scuole? Tu hai detto di ogni ordine e grado. No, non dice più di ogni ordine e grado. Alla Camera hanno tolto questa espressione, per cui è rimasta la definizione di scuole e basta. Perché hanno tolto di ogni ordine e grado? La brutta notizia è questa: le scuole di ogni ordine e grado significa che si parte dalle elementari. Togliendo l'espressione di ogni ordine e grado, non si parte più dalle elementari, ma si parte dalla scuola dell'infanzia. Quindi stiamo parlando anche della fascia 3-6 anni. 3-6
sei anni. La giornata della omofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia organizzata in una scuola dell'infanzia. 3-6 anni. Scusami. Prego Simone, continua. No, ho già finito. La cosa si definisce da sola. Come faccio io a spiegare a un bambino di 4 anni cos'è la giornata della transfobia? Avrò da spiegargli cos'è un trans e che cosa fa nella vita e che cosa rappresenta. Quindi significa andare a infrangere fin dalla più tenera età un diritto fondamentale delle famiglie, cioè dei genitori, che è quello di provvedere direttamente all'educazione, soprattutto in temi così delicati. Allora, se un genitore vuole che i suoi figli si mettano lo smalto piuttosto che i suoi figli si mettano il rossetto anche se sono maschi, bravissimo, un applauso, lo facesse a casa sua, è libero di farlo, ma no che vadano nelle scuole dove ci sono i nostri figli, a nostre spese e sulla base di una legge dello Stato, a insegnare queste cose senza che i genitori ne siano neppure informati oppure senza che ne siano consapevoli. Questo lo trovo assolutamente inaccettabile. Questo è anche uno dei motivi perché le associazioni familiari in quest'ultimo anno si sono mobilitate in tutta Italia. Ricordiamo la manifestazione fatta a Piazza del Popolo, le 100 piazze di Restiamo Liberi con veglie, perché questa legge mette in pericolo la libertà educativa dei genitori, fondamentalmente mette in pericolo libertà educativa e libertà di espressione e in parte anche libertà di professione religiosa, perché molte anche delle definizioni del catechismo della Chiesa Cattolica potrebbero passare per omofobe. Abbiamo visto all'estero dove leggi come queste, penso alla Spagna, al cardinale Canizzare che è stato accusato di omofobia per alcuni dei suoi pronunciamenti contro il gender. Quindi è una legge che, come hai già detto in maniera molto chiara, semplice e precisa tu, non è una legge che prevede delle tutele, le tutele già sono previste, ma prevede un indottrinamento per i nostri figli, prevede delle pene maggiori, cioè è una legge che non ha nulla a che fare con quello che il mainstream sta cercando di costruire attorno a questa legge. Ricordiamo anche mainstream totalmente, secondo noi, disinformato, perché mi farebbe molto piacere poter andare da ognuno di quei VIP a chiedere, dopo che hanno scritto sulla manina di DL Zan, in realtà cosa c'è scritto nel testo e che cosa prevede il testo, se loro veramente sanno rispondere a questo. Comunque, intanto invito tutti gli amici a condividere la diretta, a mettere un mi piace e a far girare queste informazioni, perché non sono informazioni che trovate dappertutto, perché ovviamente non ci lasciano parlare già adesso, immaginate domani. Vorrei fare un'altra domanda a Simone. Lo stato dell'arte, cioè cosa ci dobbiamo aspettare politicamente, cosa sta succedendo, quello che è successo ieri con la posizione di Italia Viva? Jacopo, ti sei fermato perché ho rotto le scatole io? Certo. Sì, no, perché oggi è strano, no? Io dico, qual è il lavoro di Maria Rachele? Quello di rompere le scatole. Oramai sono abituato. No, ragazzi, vi facciate la diretta tra di voi, maschi, e non avreste avuto l'ordine e tutto secondo... Invece io sono quella che porta un po'. No, perché questa cosa delle scuole è di una gravità, perché risponde, intanto risponde a una domanda che ogni volta io voglio sempre riportare su Fedez. Questo perché riportiamo su Fedez, sulla Letizzetto, su Zan, perché non ci stanno dando possibilità di confronto. A Fedez Jacopo ha chiesto un contraddittorio, ma gliel'ha chiesto anche Pillone, l'abbiamo chiesto a Zan. Ci sono, io seguo una pagina di Radfem che stanno chiedendo, femministe di sinistra, quindi sicuramente antropologicamente anche lontano da, per tanti motivi, da quelle che sono le mie, no? Credenze, stanno chiedendo un contraddittorio, stanno chiedendo di interfacciarsi per esempio con il deputato Zan, ma naturalmente non sono chiamate a fare un contraddittorio, ma soprattutto sono silenziate su tutta la stampa. Ma questo è perché mi veniva in mente che Fedez in una delle prime storie diceva: che c'entra, senatore Pillon, l'utero un affitto, no? E tu l'hai spiegato bene su perché, a parte che anche Papà per Scelta, che è una pagina famosissima su Instagram che ha tantissimi mi piace, ha attaccato una ragazza, Anna Bonetti, dicendogli che chiamare l'utero un affitto, utero un affitto, è discriminare, è incitare l'odio e quindi giustamente sarà punito dal DDL Zan, cioè l'hanno detto proprio loro. L'altra cosa è che per esempio oggi, io sono una patita di Instagram, scorrendo le storie di Instagram ho trovato una storia di uno psicoterapeuta di Brescia che dice proprio: è giusto parlare di omosessualità ai bambini piccoli?
Ci sono varie favole per spiegare ai bambini l'omosessualità con l'hashtag di DL Zan a destra e a sinistra, e le storie che questo signore presenta come storie giuste per parlare di omosessualità, cioè contro il bullismo, contro l'omofobia, quali sono? Sono: qual è il segreto di papà? Perché hai due mamme? Perché hai due papà? E quindi ritorna l'utero in affitto, l'altra è piccolo uovo, cioè ritorna la sponsorizzazione dell'utero in affitto a bambini delle, anzi non solo delle elementari, questi sono libri per bambini che noi abbiamo visto girare nella scuola dell'infanzia. O ancora, già ora stiamo bloccando dei progetti in Toscana, un Veneto, un Liguria, stiamo raccogliendo, li stiamo bloccando perché voi come sapete siamo nei tauri dei Forax e dei Fonax, quindi se dei genitori hanno difficoltà contattateci che istituzionalmente vi sosteniamo a vedere rispettato il vostro diritto di libertà educativa e il diritto di priorità educativa sui vostri figli. Stiamo bloccando dei progetti che in teoria fingono di essere inclusivi contro il bullismo, ma per esempio uno racconta l'utero in affitto, stanno leggendo una storia di un giornalista LGBT, uno scrittore LGBT, di un alieno che va in giro a cercare le famiglie e si sponsorizza l'utero in affitto, questo in Toscana, e invece in Veneto alle elementari, in prima elementare, stanno leggendo le storie per decostruire, dicono loro, gli stereotipi, ma storie che il bambino torna a casa e ha detto: mamma, mi ha detto la maestra che io posso scegliere se essere maschio o femmina. Cioè questo è di una violenza e di un'ingiustizia profonda nei confronti del bambino, che il bambino ha tutto il diritto di non vedere leso il suo diritto di giocare, il suo diritto di conoscere le cose al momento giusto, quando ha curiosità, quando chiede alla mamma, e la mamma ha il diritto di rispondergli secondo la capacità di anche di comprendere alcune cose del bambino. E ogni mamma sa che ogni bambino, ogni figlio è diverso, ogni figlio arriva a un'età diversa, con delle domande diverse, in una modalità diversa, e ogni figlio viene rispettato rispondendogli con questa, la regia che mi chiede di silenziarmi. Sto zitta, accolgo questo input. Noi volevamo dare il taglio più politico, volevamo sapere, abbiamo questa occasione. Lo so, però poi alla no, ciccia. Giustamente ci seguono anche tanti genitori, quindi è importante continuare a spiegare quali sono i pericoli legati al testo di legge. Grazie per averlo fatto. Simone, dacci questo, diciamo, pennellata, dai un po' a Fedez qualche lezione su come funzionano i regolamenti parlamentari, perché sembra averli capiti, e non solo a lui ma anche a qualcun altro, e dicci cosa succederà, quali sono i prossimi. Ma come si fa a dire che non c'è differenza tra maschi e femmine? Come si fa? Cioè, guarda, anche solo in questa diretta. Vabbè. No, allora torniamo a noi. Cosa succede? Io vi dico la verità, sono preoccupato anche dalla posizione di chi dice dobbiamo cambiare il DDL Zan, perché non è la mia posizione. Il DDL Zan non può essere cambiato, il DDL Zan va semplicemente fermato, va semplicemente respinto. Questa è l'unica soluzione possibile. Non si può dire facciamo, dobbiamo scegliere se fare tanto male oppure un po' meno male. No, è un DDL oggettivamente pericoloso. E vi dico di più, qualcuno dice, vedo anche sotto nei commenti, è un problema di dare soldi alle lobby LGBT. Anche. Qualcun altro dice, è un problema, bisogna andare, l'obiettivo vero è andare nelle scuole a indottrinare i figli. Anche. Qualcuno dice, ma l'obiettivo vero è raggiungere l'utero in affitto e poter avere la piena libertà riproduttiva anche delle coppie gay. Anche. Ma il vero obiettivo, io sono persuaso che sia un altro, molto più agghiacciante, e cioè con questo DDL si vuole dare la stura a una serie di esperimenti sociali che portino alla costruzione di un nuovo modo di fare società nel quale non ci sia più la famiglia. Si vuole sostanzialmente cancellare la famiglia, si vuole cancellare l'identità delle persone, l'identità sessuata delle persone, si vuole cancellare la famiglia attraverso una formulazione molto interessante. Anziché andare a demolire direttamente l'istituto familiare, lo si affianca con mille altri istituti che però famiglia non sono, e lo si equipara a queste realtà. Due uomini sono famiglia,
due donne sono famiglia, tre uomini e quattro donne sono famiglia, cinque uomini sono famiglia, un single è famiglia, tutto è famiglia, e siccome tutto è famiglia, niente più è famiglia. Questo è il vero punto di arrivo di questo DDL. Se voi andate a vedere in tutti i paesi, sempre dove questo è stato fatto, è stato praticato, si è sempre partiti da una legge sull'omofobia, che è sempre il primo tassello, poi si arriva al matrimonio egualitario, poi si arriva all'utero in affitto, poi si arriva all'adozione gay, poi si arriva al gender nelle scuole, ma il punto finale è la liquefazione, l'evaporazione del concetto stesso di famiglia, per cui non ci sarà più la mamma, non ci sarà più il papà, verranno a mancare queste stesse parole, mamma, papà, non ci saranno più come parole, non sarà più possibile neanche riconoscere che cosa sia famiglia e che cosa no, tutto sarà famiglia, e guardate che questo darà un colpo terribile sia alla società in quanto tale, dove le persone saranno sempre più sole, sempre più single, tutti soli. In Svezia il 50% degli abitanti abita da solo, si vuole arrivare lì anche oltre il 50%, si vuole arrivare a una società di individui isolati, questo da una parte. Dall'altra, l'altra conseguenza drammatica è che si perde completamente il cielo, la dimensione verticale dell'uomo, la trascendenza. Perché? Perché la famiglia ti rimanda sempre al cielo. La fede di cui siamo tutti imbevuti, sia per cultura, sia per tradizione, sia magari anche per fede propria, è imbevuta di famiglia. Provate a dire il Padre Nostro senza la parola padre, provate a dire l'Ave Maria senza la parola mamma. Cioè ci saranno tolte anche le preghiere, non riusciremo più a pregare, ci sarà tolta la capacità di dialogare col cielo. E questo, che sembra una profezia fosca e anche un po' infondata, di quel talebano di pillone, eccetera, eccetera, leghista con le corna e così via, ecco, è diventata realtà in molti paesi. Guardate il Canada, guardate cosa è successo appunto nei paesi del nord Europa, guardate l'Olanda, guardate il Belgio, guardate purtroppo anche la Spagna, guardate purtroppo anche la Francia, paesi che sono anche magari partiti da tradizioni culturali almeno profonde come le nostre, e che però in pochissimi anni hanno perduto tutto. Com'è possibile perdere tutto? È facilissimo, basta che salti una generazione. Se una generazione non conosce la famiglia, la generazione successiva non saprà più neanche di che cosa si tratti. E guardate che però in ballo c'è molto di più del futuro dei nostri figli. C'è davvero un tipo di società che stiamo andando a costruire o a decostruire. A me hanno agghiacciato gli articoli pubblicati sul sito internet della Open Democracy. Andatevi a vedere, dell'aprile e maggio, marzo e aprile dell'anno scorso, 2020, in piena pandemia. Grazie al Covid cancelleremo la famiglia. Togliendo la famiglia non è vero che ci sarà meno amore, ma anzi ci sarà più amore per tutti. Love is love, l'amore è l'amore. Dove c'è l'amore, lì c'è la famiglia. Tutti questi slogan terrificanti continuano a obnubilarci la mente, facendoci dimenticare che la famiglia non ce la inventiamo noi e non è qualcosa che è mutevole nel tempo. La famiglia è una naturalità delle cose, un uomo, una donna, capaci di generazione, capaci di accogliere la vita. Questa è la famiglia che la natura, per chi ci crede, il buon Dio, ha inventato per l'umanità. Tutto quanto va a cercare di sostituire questa naturalità è qualcosa di artificiale, qualcosa di ecologicamente sbagliato, di qualcosa, una forzatura sulla ecologia umana, e soprattutto è un danno enorme per chi è più piccolo, perché sai, finché sei grande, forte, robusto, puoi anche fregartene della famiglia, ma quando sei un bambino appena nato, se non hai la famiglia, sei morto. E quando sei un anziano o una persona con disabilità, se non hai i familiari, sei condannato a te stesso. Questo è quello a cui ci vogliono portare. Quindi io sono molto preoccupato per questo DDL, perché le conseguenze sono davvero pericolose per l'intero tessuto sociale, e chiunque alzerà la voce per dire quello che stiamo dicendo questa sera insieme agli amici Jacopo e Maria Rachele sarà immediatamente arrestato, sarà punito, sarà rinchiuso in carcere come un delinquente, come un terrorista. La prospettiva, sicuramente il futuro non è roseo. Che possiamo fare noi oggi? Perché questo è quello che anche spesso ci chiedono molte mamme, molti papà.
e molte famiglie. Sicuramente la prima cosa è far rete. Far rete, stare in comunicazione tra di noi, condividere informazioni, fare formazioni su queste tematiche, soprattutto stare molto attenti, essere delle sentinelle vigili nelle scuole dei nostri figli, perché molto di quello che c'è nel DDL Zan per quanto riguarda la programmazione nelle scuole già oggi avviene nelle scuole dei nostri figli. Quindi attenzione, vigilare, far rete e soprattutto condividere le informazioni e le notizie. Io parlo per il nostro sito, anche il nostro portale, dove cerchiamo di fare diciamo informazione che non troverete anche da altre parti. Penso anche a quello che abbiamo cercato di fare in questi giorni durante il dibattito su DDL Zan, dove siamo andati ad intervistare femministe, uomini di sinistra. Penso addirittura a personaggi come Sergio Rizzo del Partito Comunista, che si è espresso contrario, ha espresso la sua contrarietà. Marco Rizzo contro il DDL Zan, perché vede delle aperture all'utero in affitto. Penso alle femministe contrarie alla definizione di identità di genere all'interno del testo. Cioè c'è una pluralità di voci nella società civile contraria a questo testo di legge. Sembra che questo testo voglia essere portato avanti solamente da PD e 5 Stelle. Ci chiediamo anche perché c'è questa volontà, che è diventata a questo punto ideologica. Sì, Italia Viva modificando e qualcun altro, ci sono anche delle parti di alcuni altri partiti che sono ancora andrebbero convinti un po' di più sull'ideologia di questo testo di legge. Però c'è questa caparbietà, esternamente anche si vede, no? Sembra tutto il mondo contrario e solamente quei due partiti all'interno del Parlamento che vogliono spingere su questo testo di legge, più qualche personaggio mainstream che non ha ben capito, ripeto perché ne abbiamo parlato prima, non ha ben capito veramente quello che tratta questo testo di legge, e se lo leggesse sarebbe anche lui contrario per il bene dei suoi figli, credo, per i suoi bambini, vuole, sembra e si vede molto bene. Quindi ecco, noi dall'esterno continueremo a supportare tutti quei partiti, tutte quelle persone, quei parlamentari che hanno a cuore il futuro, l'educazione dei nostri figli e il futuro della famiglia. Quindi noi siamo pronti anche a mobilitarci di nuovo, siamo pronti a scendere in piazza, pronti a far sentire attraverso tutti i canali possibili e immaginabili la nostra voce e la nostra ferma contrarietà a questo testo di legge. Quindi innanzitutto anche grazie per il lavoro che stai facendo, massima solidarietà per tutti i vili insulti di chi dovrebbe essere contro questa violenza e invece sono le prime persone che verbalmente hanno delle modalità veramente vergognose e hanno vomitato addosso a te e anche a tanti di noi cose orribili e irripetibili. Quindi solidarietà, un coraggio, un in bocca al lupo. Noi famiglie, noi Provvide Famiglia e tutti dal nostro mondo siamo con te in questa battaglia di civiltà, semplicemente, e anche di, parliamoci chiaro, come abbiamo detto fino adesso, è anche una battaglia di buonsenso, perché come hai detto te molto semplicemente, la Lega è pronta a presentare insieme ad altri partiti un testo che tutela tutte le persone. Allora, se veramente il problema è la tutela delle persone, di tutte le persone, non categorie serie A, serie B, serie C, belli, brutti, grassi, magri, tutte le persone, saremo tutti pronti a appoggiarlo. Ma il problema è che non è così, perché c'è un'ideologia dietro. È così, c'è un'ideologia dietro. Io vi lascio con due ultime notazioni questa sera. Sì, la prima, chiudiamo perché già abbiamo fatto un'ora. Di carattere tecnico, cosa succederà la settimana prossima? Già vi dico, la settimana prossima probabilmente il DDL sarà incardinato. Perché? Perché ci sarà commissione, perché la cosa sarà messa ai voti, perché già siamo stati fin troppo bravi a riuscire a guadagnare un mese e mezzo circa con tutte le questioni che abbiamo affrontato appunto in questo ultimo periodo, e ora si andrà al voto. Qualcuno si prenderà la responsabilità di spaccare la maggioranza, si prenderà la responsabilità davanti al capo dello Stato e davanti al capo del governo. Noi questa cosa la faremo notare, e la faremo notare con modalità appropriate,
ma stessero pur tranquilli perché tanto quel testo non passa. È già pronto tutto il necessario, il piano B, il piano C, il piano D, il piano E, c'è già tutti gli sbarramenti, perché è un testo che non deve passare. Questo è, diciamo, quello che vogliamo che sia chiaro dal punto di vista della procedura. Dal punto di vista del che cosa possono fare gli amici a casa, io credo che possano fare un lavoro meritorio, oltre a quello che già hai detto tu, Jacopo, e quindi di fare rete, di restare collegati con le varie associazioni, con Provvita e Famiglia, con le altre realtà che combattono questa battaglia, ma c'è qualche cosa di ancor più importante, che è quello di parlare con il passaparola, con le persone. Tutti noi questa sera abbiamo raggiunto quanto, un migliaio di persone, non so quanti, ma queste persone a loro volta possono raggiungere altre persone che noi non possiamo raggiungere. Questo passaparola è importantissimo, perché si va a spiegare alle persone cosa sta davvero dietro a questo DDL pericoloso. E quando si è raggiunto un amico, un conoscente, un parente, uno zio, un cugino, l'amico al bar, piuttosto che il compagno di classe, piuttosto che il collega di lavoro, poi, quando si è parlato e si è spiegato bene che cosa c'è dietro, quella diventa un'altra persona che è in grado di diffondere la verità sulle cose. Allora, la verità, diceva Benedetto XVI, non ha bisogno di essere difesa. La verità si difende da sola, ha solo bisogno di essere raccontata. È quello che spero abbiamo fatto un po' questa sera, raccontare che cosa c'è davvero dietro tutto questo. E poi, nel cuore delle persone, la verità non si impone, si autopromuove e si autospiega. E quindi, ecco, passate parola, è indispensabile. Di fronte abbiamo le corazzate mediatiche, abbiamo tutto lo star system, ma come piccoli Davide di fronte al grande Golia, passandoci parola, anche questa battaglia la porteremo a casa. Se posso aggiungere, stavo leggendo mentre finivate questa, stavo leggendo un pochino di commenti, di messaggi. Intanto, Simone, fatti mandare un messaggio, perché tra tante cose mi è arrivato un messaggio a me personalmente sul mio cellulare, scritto da Paolo, che ho scritto: digli a Simone, per favore leggiglielo, che ci sono tanti omosessuali che gli vogliono proprio bene a Simone. E questo perché? Perché questa non è una battaglia, nessuno fa la battaglia contro la categoria, contro gli omosessuali, anzi sono tanti omosessuali che sanno che questa è una legge che frega, che fregherebbero anche loro. La seconda considerazione che volevo fare, leggendo i commenti che ho letto su Facebook, a parte che qualcuno chiede se ci sono giuristi che hanno parlato di questi commenti, se si può fare un commento non politico, ricordo che Simone, a parte che è giurista, però siccome Simone è della Lega, ci sono tantissimi giuristi che stanno parlando in merito a questo. Mi viene in mente semplicemente anche Alfredo Mantovano, addirittura ha fatto anche un libro in cui spiega articolo per articolo quali sono le insidie di questa legge, e lo spiega chiaramente. Tra l'altro ho letto il libro io, l'ho capito benissimo io, anche se non mastico giurisprudenza, quindi potrebbe capirlo chiunque. Quindi a chi ha chiesto questo in chat rispondo così, che si può informare senza problemi. Mi dispiace registrare che nei commenti continuano ad arrivare insulti gratuiti, secondo cui noi stiamo discriminando, anche durante questa diretta abbiamo discriminato, durante questa diretta siamo omofobi. Ecco, questo dimostra che forse anche il nostro timore che qualsiasi cosa possa passare come una discriminazione, come un incitamento all'odio, lo dimostra i commenti di questa diretta. E penso che possiamo intanto chiudere questa prima, dove questa sarà una di tante dirette, perché abbiamo deciso di provare un pochino a andare a toccare quelli che sono poi i dubbi, quelli che sono le perplessità. Scriveteci e chiedeteci anche, come avete visto, rispondiamo anche a chi viene a chiarirsi, anche a chi non è favorevole ai nostri argomenti, ma che semplicemente vuole discutere. Noi siamo aperti e contenti di poter discutere e veramente entrare nel merito. Certo, non ci mettiamo a fare lo gna 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 che leggo purtroppo in alcuni commenti.
Io mi chiedo una cosa, Jacopo, tu che sei esperto di questi aspetti, ma quando mi dicono che io devo fare coming out perché in fondo sono un gay represso, mi stanno bullizzando con bullismo a sfondo omofobo oppure loro possono, ma se glielo dico io diventa omofobia? Cioè devo capire questa cosa, cosa dici tu, Jacopo? Loro possono tutto, come ben sai. Ah, ecco, loro possono. Noi invece nemmeno una diretta possiamo fare, già c'è stato revocato lo status di persone perché stiamo parlando e perché non la pensiamo come il mainstream. Non siamo esseri umani noi, perché abbiamo un pensiero diverso da loro, quindi non c'è problema. Tra l'altro volevo dire che i miei occhiali secondo me sono bellissimi, me li sono comprati nuovi, li hanno insultati a un certo punto. Sì, vabbè, il livello delle risposte che andrebbero date a questi, siamo a livello delle elementari, tipo specchio riflesso, gli dovremmo rispondere. Cioè. Eravamo tutti qua, io e Jacopo, convinti di questa cosa, cioè ci dicevamo tra di noi sui messaggini, ma hai visto che occhiali meravigliosi, che Maria Rachele, no? Cioè era il tema della serata, direi, no? Infatti io vorrei fare gli applausi e i complimenti, perché Maria Rachele aveva gli occhiali meravigliosi. Va bene, amici. Abbiamo passato un'oretta e un quarto insieme, speriamo che al di là delle chiacchiere e delle battute qualche messaggio, l'obiettivo era passare qualche messaggio di questo disegno di legge che adesso ci copre il volto. Sì, per coprire me. Conosciamo. E quindi io ringrazio Simone da parte di tutti, ringrazio Rachele della compagnia in questa serata. Vi ricordo che noi come Provita e Famiglia abbiamo una petizione sul nostro sito contro il DDL Zan, vi invito ad andare nella sezione petizioni del nostro sito e firmarla, vi invito a mettere un like sulla nostra pagina Facebook, di seguirci sui nostri canali, di rimanere informati. Se avete condiviso il contenuto di questa diretta, condividetelo, siate anche voi parte di questa rete. Grazie a tutti, un abbraccio, buona serata e buonanotte. Arrivederci e grazie ragazzi, buon lavoro. Buonanotte.